ragazzi, è uscito il nostro libro. Ci vediamo a Catania sabato 8 giugno, ore 16, Ubic, centro commerciale, i portali, vi aspettiamo! Babbo, sono tornata! Ciao babbo! Oh Giorgia, bentornata! E allora com'è andata a scuola? Bene! Bene bene o bene bene così? Bene bene. Ok, siamo sicuri Giorgia, perché la scuola sta terminando, mancano ancora pochi giorni. E se non vai bene, le maestre ti bocciano. Quindi tutto ok? Sì, credo di sì. Ok, e la parola credo che mi fa preoccupare. Comunque, che cosa vuoi fare adesso? Vado a giocare. Ok. Ah, ho svuotato tutto il sottobanco, per quello che pesa. Vedo, ma pesa un accidente questa cosa. E che avevate? Tasse a scuola? Ok, allora vediamo cosa gli hanno lasciato di compiti per domani. Anche se la scuola è quasi finita, in teoria i compiti non ci devono stare. Però sai com'è, controlliamo e sapere meglio. Dov'è il diario? Qui c'è il mangiare. Scuola di Giorgia. Scuola di Giorgia. Rispondiamo, cosa sarà successo? Pronto? Sì, è il papà di Giorgia? Sì, sono io. Salve, la chiamavo per avvisarla che la bambina stamani è andata malissimo alla verifica. Ok. E che è a rischio bocciatura. Se domani non supera la prossima verifica, io mi vedo costretta a bocciare la bambina. No, ok, perfetto, stasera provvederò a farla studiare. Grazie per la chiamata e per avermi avvisato. Arrivederla. Arrivederci. Giorgia? 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 Salvo, salvo, scusami, ma che sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Succede che Giorgia rischia la bocciatura e ora gliene dico due. Giorgia? Ok, Roblox, che gioco posso giocare? Questo. Che bello, sono tipo sullo spazio. Ragazzi, comunque sono troppo contenta che è quasi finita la scuola. Mancano pochissimi giorni, sono troppo contenta. Se siete contenti anche voi ragazzi, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Giorgia! Dove sei? Sei in camera, Giorgia? Sei qui? Giorgia, sono veramente arrabbiato con te. Sì? Che cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Mi avevi detto prima quando sei tornata da scuola che era andato tutto bene, che stai studiando, è tutto ok. E invece mi ha chiamato la maestra dicendo che la verifica è andata malissimo e che rischi la bocciatura. Quindi basta, non voglio sapere storie, ora tu devi studiare. È uscito il nostro primo libro, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Anzi, vieni qua. No, questo no, qui no. Sequestrato fin quando non mi dicono che sei promossa. Questo lo metto in tasca e ora non voglio sapere storie. Ora, domani ti devono interrogare, ok? Se domani l'interrogazione va male, a te ti bocciano. Vuol dire che rimani di nuovo in seconda, quindi prendi questo e studia. E non voglio sapere storie. Non esci dalla camera fin quando non hai studiato, ok? Tutto chiaro? Sì. Bene. Ah, dimenticavo, non voglio essere disturbata almeno per un'ora, perché ho un lavoro molto importante e non posso essere interrotto. Ci siamo capiti? Bene. Io non ho voglia di studiare, tanto domani l'interrogazione è facilissima. No, basta. Io non ho più voglia di studiare. Ora, chiamo Stefano e si va al parco. Pronto Stefano? Pronto? Sì, ma che voce hai? No, sono Giorgia, non sono il mio babbo. Ah, ok, ciao Giorgia, che c'è? Che fai? Ti andrebbe di andare al parco? Aspetta, fai pensare. Sì, non dovrei avere impegni. Va bene, allora vengo a prenderti. Aspetta, però non passare dalla porta di qua sopra, ma passa dal garage. Perché? Scusa?
perché la porta di casa non funziona, quindi quella di sotto sì. Va bene, che strano, però va bene, va bene. Allora arrivo. Ciao Giorgia. Ciao. Ok, ciao. Ok, ce l'ho fatta. Però adesso rimettiamolo al suo posto il telefono, se no al babbo. Pronto? 20 minutes later. Giorgia? Giorgia? Dove sei? Io sono arrivato. Giorgia? 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 Dove sei? Non urlare. Scusa, perché? Scusa? Perché il babbo si sta riposando, credo. Ah, va bene. E allora che facciamo, Giorgia? Te l'ho detto al telefono, si deve andare al parco. Ah, andiamo. Me l'avevo dimenticato. Aspetta, Giorgia, aspetta! Giorgia, non ti fare male, per favore, che sennò lo zio si arrabbia con me. Sì, Stefano, non ti preoccupare. Invece di stare lì a parlare, dammi una spinta, guarda come sono comoda. Arrivo. Ora dormo. Ecco qua! Provo a dormire ora, dai. Stefano, ti sfido in una gara. Ti lascio a fare prima 5 giri su questo scivolo, vince, via! Aspetta, non ero pronto! Uno. Io non ci posso, sono troppo grosso. Due. Non ce la faccio, Giorgia. Io sono vecchio, non ce la faccio a fare queste cose. Tre. Non ce la faccio. Cinque. Giorgia, ma scusa, una domanda. Ma perché siamo venuti al parco? Così mi hai chiamato all'improvviso, senza un motivo valido? Perché mi stavo annoiando e così ti ho voluto chiamare. Ti ho voluto. Scusa, ma non potevi farti portare dallo zio? No, perché stava dormendo, cioè stava riposando. Va bene. Aiuto! Aiuto, tienimi! Sì, sì, ti tengo. Vai. Ok? Aia! Oh! Lo faccio apposta! Giorgia, ma non sarà il caso di andare? Se insisti tanto, andiamo, lasciami. Dai, allora andiamo, vai. Giorgia, allora? Babbo, non lo vedi? Mi sto mettendo il pigiama. Allora, Giorgina, tutto ok? Sì. Hai studiato? Sì, ho studiato. Perfetto, perché domani è il penultimo giorno e quindi è un giorno molto importante, perché se l'interrogazione va bene, sarai promossa e quindi il prossimo anno andrai in terza. Sei contenta? Contentissima! Perfetto, e allora ti metti a letto perché ti devi riposare per domani, va bene? Buonanotte. Brava, Giorgia. Sì. Ragazzi, sono veramente emozionato. Manca poco, domani Giorgia c'ha l'interrogazione, ha detto che ha studiato e non vedo l'ora che sia promossa. Così magari io e la mamma gli possiamo fare una super sorpresa. Se voi da casa, ragazzi, siete curiosi di sapere cosa gli faremo a Giorgia, continuate a seguirci e lasciate tanti like. Che ora sta dormendo? Ragazzi, è meglio che vada a ripassare un po' i compiti, perché se domani vado male all'interrogazione, vengo bocciata. Vado. Coperta. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme. No, ragazzi, non ce la faccio. Io invece, ragazzi, prima di andare a letto, continuo a leggere il nostro libro. Salve Giorgia, mi sei ristretto papà. E voi, ragazzi, se ancora non l'avete acquistato, lo potete fare in tutte le librerie d'Italia oppure semplicemente su Amazon. Allora, dove era arrivato? Ah, ok, qui. Forse mi è arrivato un messaggio? Studiato. Forse sarà notte. Magari ancora tempo di studiare.
Speriamo che notte. È giorno. Mi sta anche piovendo. Ok, calma. Calma. E... Giorgia, fatti vestire. Ciao, Marco. Oh, buongiorno, Giorgia. Allora, hai riposato? Sì. Sei carica? Sì. Perché stamattina c'è l'interrogazione e con quella tu passerai in terza elementare. Wow, sei contenta? Sì. Ok, allora tieni lo zaino che il pulmino ti sta aspettando. Vai. Oh, fammi sapere come va, eh? Raccomando, vai, un bacio. Ciao. Ciao, Giorgia. Sono proprio fiero di lei. Oh, Giorgia, che fa ancora lì? Ehi, il pulmino ti sta aspettando. Ciao, babbo. Ragazzi, sono proprio nei guai. Non sono riuscita a studiare. Mi sa che l'interrogazione andrà male. Sono nei guai. Sono nei guai. Allora, bambini, oggi interroghiamo, interroghiamo. Spero che non interroga me, perché non ho studiato. No, io non esisto. Giorgia Roccaro. Allora però, sempre me. Va bene, arrivo, maestra. Ok, cellulare, chiavi e occhiali. Ragazzi, sto uscendo perché vado a comprare il regalo che ieri avevo promesso a Giorgia. Poverina, ha studiato tutta la notte per essere oggi super preparata. Quindi di sicuro sarà promossa. E quindi io e la mamma ci dobbiamo far trovare con una sorpresa. Sennò è brutta come cosa, giusto? E allora io vado. Cinzia, senti, io vado a comprare un regalo alla Giorgia. Va bene, prendilo bello, mi raccomando. Ci penso io, non ti preoccupare. Gli farò una super sorpresa. A dopo. Ciao. Ok, ragazzi, sono nel posto giusto. Ho cercato di trovare un super regalo per la Giorgia, così la facciamo contenta perché se lo merita. Perché di sicuro è promossa, prossimo anno va in terza e sono super emozionato. Vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere perché adesso devo trovare un super regalo per la Giorgia. Ciao ragazzi, guardate, ho preso un super regalo. Non vi posso svelare che cosa ci sarà, lo potete scoprire voi, basta che ci seguite e ci lasciate tantissimi like. E adesso lo portiamo a casa perché tra un po' dovrebbe anche arrivare Giorgia. Chissà che faccia farà appena lo vedrà. Ehi, ci siamo? Bene, adesso manderò un messaggio a Stefano che gli chiedo se può andare lui a prendere Giorgia, così mi faccio trovare a casa con il regalo. Vediamo se mi risponde. Vediamo se risponde velocemente. Ah, ecco. Sì, io, no, non ti preoccupare, ci vado io. Grazie. Bene, allora io vado a casa e aspetto Giorgia. Sì, maestra, sono pronta, forse. Bene, Giorgia, vorrei sapere la filastrocca. Ci vuole un fiore. Allora, per fare il tavolo ci vuole il legno, fare il legno ci vuole l'albero e per fare l'albero ci vuole... Roccaro, vedo che non ti sei impegnata, per fare l'albero ci vuole il seme ovviamente, prosegui. Fare il seme ci vuole il fiore? No, Roccaro, ci vuole il frutto, e per fare il frutto cosa ci vuole? Il fiore. Sì, bene, prosegui. Per fare il fiore che ci vuole? Basta, vedo che non hai studiato, cambiamo filastrocca, proviamo con quella di Pinocchio. A few moments later. Roccaro, scena muta vedo, quindi non hai studiato. Bene, ti darò un 2. Questo vuol dire che sei bocciata. No, maestra, per favore, no. Sono bocciata, no. Mi fa cosa rabbia. Fila subito a posto, vergogna. Uffa. Ora che glielo dice al
babbo che sono stata bocciata. E poi lui penserà che sono stata promossa, ma in realtà si sbaglia. Sono nei guai, ma anche belli grossi. Ho fatto una figuraccia davanti a tutta la classe. Voi ragazze da casa, continuate a seguirci e lasciate tanti like. Sono andata alla campanella. Ok. Ok, la campanella è suonata, quindi credo che Giorgio dovrebbe uscire a momenti. Aspetterò. Oh, oh Giorgia! Che ci fai? Mi ha mandato lo zio, perché ha detto, non lo so, mi ha mandato un messaggio, ha detto di venirti a prendere. Oh, meno male, perché sono nei guai. Come nei guai? Che vuol dire? Vabbè, andiamo, te lo spiego in macchina. Va bene, dai, andiamo, veloce. Sta arrivando. Ciao zio, siamo tornati. Ciao mamma, ciao babbo. Dai Giorgia, come è andata a scuola? Come è andata l'interrogazione? Raccontaci, dai. Ah, l'interrogazione. Ti darò un 2. Questo vuol dire che sei bocciata. Allora, l'interrogazione è andata benissimo. Benissimo. Ah, sentito Cinzia? Ha detto che è andato benissimo. Quindi questo che vuol dire? Che è stata promossa. E quindi Giorgia, guarda io e la mamma che cosa ti abbiamo fatto. Un super mega regalo. Sei contenta? Sì, grazie babbo. Ecco Giorgia, questo è per te. Su, dai, prendilo. Aspetta. Chi mi sta chiamando? Stefano, tieni un attimo questo. Aspetta. La scuola di Giorgia. Vediamo che cosa vogliono. Pronto? Salve, sono la maestra di Giorgia. La chiamavo per darle la notizia. Sì, la so di già la notizia. Giorgia mi ha detto che l'interrogazione è andata benissimo e quindi è stata promossa. Sono veramente contento, grazie. No, in realtà non so come ho fatto ad avere questa informazione, ma Giorgia è andata malissimo all'interrogazione, quindi... Oh, ok. Allora la ringrazio per la telefonata. Arrivederci. Giorgia! Sì, papà. Giorgia, ma hai sentito che cosa mi ha detto la maestra? Mi hai mentito! Mi ha detto che l'interrogazione era andata bene, hai detto che ieri sera avevi studiato e invece hai fatto scena muta e io sono andato pure a comprarti il regalo e mi hai detto che eri promossa e io ero tutto super contento e la mamma mi ha detto di raccomando. No, e tu invece che cosa hai fatto? Mi hai mentito ancora una volta! No, oh, aspetta, non ci ho più fiato, non ci ho più fiato. Buongiorno a tutti ragazzi, scusate la voce, ma sono 7:30 della mattina e stiamo andando a prendere il pulmino qui con la piccola Giorgia, eh? Oggi è l'ultimo giorno di scuola! Avete sentito? Oggi è l'ultimo giorno di scuola! Quindi vuol dire che Giorgia per l'ultima volta prenderà finalmente il pulmino. E da domani niente scuola, si riposerà per tutta l'estate, dormirà fino alle 10 della mattina. Giusto Giorgia? Sì! Sei contenta? Sì, e non vedo l'ora! Va bene, ci vediamo dopo allora Giorgia! Ok, ci vediamo dopo! Ciao! Ciao! Ragazzi, sono contentissimo. Come avete visto, Giorgia oggi ha l'ultimo giorno di scuola e io e la mamma gli abbiamo preparato una super sorpresa. E spoiler un pochino, è una super festa. Dovete vedere i video fino alla fine per vedere tutte le sorprese che abbiamo inserito all'interno della festa. Ora iniziamo a preparare e se non sbaglio fuori già ci sono i ragazzi, stanno preparando l'allestimento, magari vi faccio vedere qualcosina. E ripeto, continuate a seguirci e soprattutto la lasciateci un bel like! È sempre una pioggia, con mamma Cinzia quante ne combiniamo, tra giochi, risate, salti ci divertiamo, tanto divertimento.
libro. Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Mamma, ho paura di andare a sbattere. Ti guido io, stai tranquilla. Oh, allora ragazzi, vi faccio vedere che cosa sta succedendo qui. Oh, mamma mia! È una parola. Tanto lei non viene. Non puoi guardare niente. Giorgia? Attenzione, subito a casa. Uno scalino. Brava. Un altro scalino. Bravissima. E dentro. Bob, ma io volevo vedere qualcosa. Dopo, quando arriveranno tutti i tuoi amici, vedrai qualcosa. Per adesso è tutta una sorpresa. Quindi ora io direi di mangiare, lavarci, sistemarci, trovare un outfit pronti per la festa e dopo daremo il via alla festa. Fate 5! Ragazzi, allora, Giorgia è tornata. Non gli abbiamo fatto vedere niente. A voi vi faccio dare una sbirciatina, guardate. Allora, è tutto ancora da sistemare. Ci sono delle colonne di palloncini. Guardate poi quei palloncini sulle colonne nostre. Fighissimo. Qui ci sono ancora i ragazzi che stanno lavorando. Come avete capito, quindi il tema è Luna Park. Però mancano ancora un sacco di attività perché devono arrivare gli animatori con tutte le loro attività. Abbiamo un trampoliere, quindi già vi ho detto una cosa in più. Prima, se non sbaglio, avevo detto che c'era anche un mago. Guardate, nel frattempo è arrivato anche uno dei tre animatori. Ciao Andrea! Ciao ragazzi! Guardate quanta roba che ha montato! Ma che cos'è quella cosa laggiù? No, 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 appena lo vede Giorgia. E poi non poteva mancare il nostro wow! Ma guardate, questa volta la ragazza si è superata, guardate qua. Ma ancora ragazzi, non è finito, perché ora si va a vedere invece Giorgia, che è in casa, che sta è impaziente, che vuole vedere che cosa sta succedendo fuori. Ma la raggiungiamo e così vediamo se già ha scelto l'outfit per la festa di oggi. Fuori è quasi tutto pronto, quasi, perché ancora manca qualche piccola cosa. Ma noi vogliamo sapere se hai già scelto un qualcosa da metterti per la tua festa. No. No? Però vedo della roba qui. Sì, me l'ha messo qua proprio la mamma. E allora, cosa vorresti metterti tra questi tre abbigliamenti, tre abiti? Hai già scelto? Mm-hmm. Quale? Questo qua! Questo qua? Vediamo, faccelo vedere. Mi sembra molto carino e poi bello fresco. Allora Giorgio, io direi di iniziare a cambiarti, sistemarti, lavarti e poi si va fuori a vedere la sorpresa. Sì, non vedo l'ora. Ragazzi, se siete felici come me, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione. Ragazzi, finalmente ci siamo. Fuori ci sono già tutti gli animatori. Sono arrivati anche tutti i suoi compagnetti. Ma adesso vi faccio vedere Giorgia vestita con il vestito che prima aveva scelto. Guardate, guardate. Olè! Allora Giorgia, sono prontissima. Sei pronta? Sì, andiamo. Sei fuori. Prontissima? Allora ci facciamo aiutare dalla mamma. Mamma, dov'è la mamma? Eccomi. Ora la mamma ti aiuta a chiudere gli occhi, dopodiché quando ti dirò via apri gli occhi e mi dirai se ti piace quello che ti abbiamo preparato io e la mamma. Sei? Vieni, 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 vieni. Scusate bambini, scusate. Attenzione. Attenzione dietro, attenzione, attenzione. Guido, io ti tengo, vai. Amore. Fagli mettere gli occhiali. Vediamo. Metti gli occhiali. Ecco qua Giorgia! È bellissima! Evviva! Ciao Giorgia! Sorpresa! No. Questa sorpresa per te! Come stai? Bene! Ti sono venuto a trovare, visto? Perché che ci siamo persi per strada? Non è vero che ci siamo persi! Sì, ci siamo persi! Non è vero, non è vero, non ci siamo persi! Sì, duro! Vabbè. Giorgia, ma tu non mi dire che conosci questa che è una scimmia? E che so, coccodrillo? A me mi sembra una scimmia. Ma tu la conosci Giorgia? Sì. Come si chiama? Isotta. Sono Nisi. Oh. E allora Giorgia, guarda che c'è qui. Guarda, guarda, guarda. Ciao Giorgia. Giorgia, ora ti tocca solo dire dirmi. Vai, corri. Allora qua un po' di aria condizionata. È bellissimo. Lei mi sembra
sembra molto fresca. Chissà se Giorgia sa usare uno di quelli. Vuoi provare? Lo devi tenere aperto e poi sventolare. E poi tutte e due insieme facciamo. Vuoi provare, Giorgia? Voglio provare. La tua mano a destra. Vai. Pronta? Questo movimento. E poi facciamo la prima volta? 1, 2, 3, vai. Wow! Ma come sei brava, Giorgia! Allora, abbiamo la ragazza sui trampoli che sta intrattenendo Giorgia e i suoi amici con qualche gioco stranissimo. Giorgia, che sta facendo la ragazza sui trampoli? Stiamo facendo l'equilibrismi. Lì? Vabbè, non si sa, vabbè, un gioco. Che cosa consiste questo gioco? Con queste cose dobbiamo fare delle cose strane. Ah, ok. Lo faccio un piccolo lancetto e ci vado dentro, zac! Vediamo chi ci riesce. Vediamo, Giorgia, fammi vedere. Oh, ce l'ho fatta! Ma sei bravissima! Allora, Giorgia, tu lo sai che ti è venuta a trovare un'amica speciale? Sì, lo so. E tu, se non sbaglio, gli hai preparato un regalo. Sì. Ragazzi, voi non lo sapete, ma ci è venuta a trovare alla festa di Giorgia un personaggio, anzi un'amica molto molto speciale. E Giorgia ha preparato anche un regalo per lei, giusto? Sì. Una banana? Sì. Ok, quindi che amica è? Vabbè, non glielo diciamo, glielo facciamo vedere subito. Allora, Giorgia, ci sei? Sì. Vai. Oh, santo cielo! Ma che è? Che è? Emozionata! Grazie! Ecco. Sì, vabbè, no, dopo la mano, Adesso si dice? Grazie. Un bacino. Era lei l'amica speciale, Giorgia? Sì. Adesso io, sì. Ma la puoi mangiare subito? La mangio subito. Sì, la mangiala subito, dai. No, ecco. No, il rottino non si fa. Mi sa che gli è piaciuta la banana, Giorgia, eh. E poi se l'hai mangiata con tutta la buccia. Tutta la buccia. No, Giorgia, con tutta la buccia. No. Ma gli fa male? Boh. Non si sa. Va bene. Ciao, Isotta. Ciao. Ci vediamo dopo. Arrivederci a dopo, sì. Dopo. Liberatela Giorgia! Anche me! Ah, presa! Liberatela Giorgia! 5! Giorgia, ti hanno bloccato? Sì! 3, 2, 1 e stop! Ah, era liberata! Hai preso! Bravo, liberata la Giorgia, bravissimo! Ragazzi, è arrivata l'ora della merenda. Vediamo che stanno mangiando questi ragazzi. Soprattutto se Giorgia ancora è viva dopo tutte le corse che ha fatto. Giorgia? Sì? Come va? Bene. Stai bevendo? Sì. Hai fame? Sì. O sete? Cioè, più fame o più sete? Più sete. Ma ti stai divertendo? Quanto? Da 1 a 10? 1000. 1000? Ma che sta facendo Giorgia? Adesso? Ma che magia era, Giorgia? Un cappello magico. Giorgia, è arrivato il momento delle bolle. Ma bolle piccole o bolle giganti? Giganti. Me le fai vedere? Sì. Andiamo a vedere tutti insieme queste bolle giganti. Sono tutta fradice. Come sei, Giorgia? Fradice. Ragazzi, la ragazza si sta preparando per fare il multibolle, guardate un po'. Vado adesso. Giorgia, sei pronta? Sì. E 3, 2, 1. Oh! Allora, Giorgia, quando le stai scoppiando? Vai, Veronica, vediamo. La torta, vieni prego, una torta per te. Un attimo, Quanti piani? Quelli che vuoi. Quelli che riesci a fare. Vediamo. È una torta ballerina, ora ti faccio vedere. Va bene. Il ballo della torta, vai un po'.
Benissimo. Giorgia, sta arrivando un momento speciale. Che cosa ha detto che farà la ragazza? Fa cadere la neve. Fa cadere la neve con questo caldo? Sì, ma con il liquido. Con il liquido? Sì. Con le bolle di sapone? Sì. Sono proprio curioso di vedere questa neve. Pronti? Nevica! Giorgio sta nevicando veramente. Sì. Ragazzi, è arrivato il momento dello zucchero filato. Vediamo, vediamo, Giorgia. Wow. Grazie. Com'è? Vediamo, fammi vedere. Allora, Giorgio, com'è questo zucchero filato? Buonissimo. Ma è salato o è dolce? È dolce. Isotta! Eccola, eccola, eccola. Oh, eccomi. Oh. Aspetta, scusate. Hai fatto vergogna? Iso, Nico? Girati, no. Iso, Nico? Girati, no. Sette giri ti do una caramella. La caramella mi fa schifo. La banana! Una bella idea, una banana? È quella che mi piace, Nico. Allora girati. Nico, se mi giro, questi applaudiscono. Applaudono semmai, non lo so. Prova a girarti e vediamo se ti fanno un applauso. Oh, meno male che sto tra scimmie. Ma non so scimmie. Non so scimmie. Vieni qua un attimo, per favore. Vieni qua. Allora, chi è lei? Guardala, è una scimmia. No, guardala bene, è una babuina. Ma no, è una bambina. E ci somigliamo, non è vero, non è vero. È che io voglio le treccine come lei. Ma non te le puoi fare le treccine. Ok, ok, Giorgia, guarda, ma puoi sederti. Isotta, presentati. Ma ti ha detto che sei una babuina. Come ti chiami? Ecco, ecco, oh scusa, così. E non così, così. Così, così. Giorgia, c'ho bisogno del tuo aiuto, vieni qua, dobbiamo tranquillizzarti, vieni qua, facciamo un applauso, oh, eccolo. Allora, sì, io ho chiamato sta bambina, lo sai chi è? Chi? Vuoi fargli una domanda? Sì, dai. Come ti chiamavi? Come ti chiami, diglielo. Giorgia. Quanti anni avevi? Quanti anni hai? Sette. Sette? Lo sai chi è Giorgia? Sì. Chi è? È la merenda? No, non è la merenda. No, no, è la bambina che dimostrerà che tu sei buono. E non si può fare il contrario? No, non si può fare il contrario. Puzzare, allora, no. Brava, c'hai ragione, io puzzo. Allora, Giorgia, guarda, dovresti venire qua. Qua, okay. Qui. Qui. Allora, qui. Allora. L'esperimento è questo. Sì. Lillo apre la bocca e mangia Giorgia. No! Solo la testa, dai, no! Una mano, no, ne ha due, gli servo. Lillo apre la bocca. Sì! Meno entusiasmo, Lillo. Sì! Giorgia metterà una mano nella bocca di Lillo. Sì! Meno. Sì! E Lillo non la morde. La ingoia. No! Nemmeno. Ah, ok. Lillo apre la bocca, metti la manina dentro, guarda il pubblico. Come vedete, Giorgia è coraggiosissima, Lillo non farebbe mai del male. La mano qui la devi mettere. Ma no, ma te sbagli. Guarda che carino. Lillo è buonissimo, Giorgia è coraggiosissima. Sì, Lillo... Mi ha morsa. Ma non è vero, dai, su, poverino. Sì, non ho capito, eh? Ma che cane! Anche il sale! Scusa, non ho capito, che hai detto? Ho detto manca il sale! Ah, manca il sale! No. Sentiamo papà se ce l'ha. Salvo il sale! Che ci fai col sale? Lo condisco! Ma che condisci, no! Allora ragazzi, Giorgia ci vuole fare un piccolo discorso. Grazie per essere venuti e vi voglio bene a tutti quanti. Applausi! Quindi cantiamo tutti insieme: buone vacanze a te, buone vacanze a te, buone vacanze a tutti, a tutti. Buone vacanze a te. No, okay. E allora un applauso a Giorgia. Applauso. Oh,
ci mangiamo questa torta? Io voglio il piano letto. Pari? Uno, due, tre. Ti piace? Avete visto come luccica? Giorgia, allora ti piace? È bellissima! Vediamo, vediamo, ma che cos'è? Ce lo spieghi? È una volpe! È una volpe! Questo è vero Veronica che non va più via? Mai mai! No, tra un po' andrà via, ma resiste 2 o 3 settimane! Due o tre settimane, Giorgia! Ragazzi, la festa è terminata, come vedete non c'è più nessuno, io sono veramente distrutto, non ce la faccio più, 2 giorni di preparazione per questa bellissima festa che ha avuto Giorgia. Giorgia invece è in casa un po' triste perché tutti i suoi amici ovviamente sono andati via. Vi faccio vedere quello che è rimasto della festa, praticamente niente, è rimasto laggiù il gonfiabile, la nostra scritta wow, qualche palloncino in piscina. E come vedete tutti gli archi, allestimenti, tavola di buffet, ormai abbiamo quasi smontato tutto. A questo punto andiamo dalla Giorgia e vediamo, ci facciamo dire se si è divertita. Vediamo dov'è la Giorgina. Giorgia, dove sei? Qua. Oh, allora... Sì, abbiamo la mamma, anche lei molto stanca. Eh sì, eh. C'è ancora da sparcare fuori, eh. No! Allora vieni qua, Giorgia. Giorgia, domanda di rito. Ti è piaciuta questa festa a sorpresa che abbiamo fatto io e la mamma? Sì, un sacchissimo! Ma la cosa che mi è piaciuta di più è Lillo e il coccodrillo. E poi chi c'era? La ragazza sui trampoli? Ti è piaciuta? Sì, faceva muovere le farfalle. Una farfalla. Una farfalla. E se non sbaglio, la stessa ragazza ha fatto le bolle di sapone, che ne ha fatte veramente tante. E poi ti ha fatto anche un tatuaggio. Cosa ti ha fatto? Vediamo, ce l'hai ancora? Sì. Guardate. È una volpe arcobaleno. Quindi Giorgia, a questa festa ti sei divertita? 1 miliardo di milioni di faccine! Oh, sono contento, anche perché dobbiamo dire ai nostri amici che questa qui non era una festa di compleanno, no, ma era la festa... di arrivo delle vacanze e la fine della scuola. Perché Giorgia è stata bocciata. No! Oh, no, no, perché Giorgia è stata... Promossa! Buongiorno ragazzi, perché buongiorno, perché è mattina, sono le ore 8, Giorgia tra un po' farà colazione, l'accompagnerò al pulmino che la porterà a scuola. Io mi sono preso una giornata libera perché gli ho promesso che quando tornerà dalla scuola, se farà ovviamente la brava, la porterò ai gonfiabili. La brava che cosa vuol dire? Fare colazione, lavarsi i denti, andare a scuola, fare la brava a scuola e quando torna, se ha fatto tutto ciò, la porterò ai gonfiabili. Ed ecco a voi la Giorgina che fa colazione prima di andare a scuola. Vogliamo dire ai nostri amici, Giorgia, che cosa mangi prima di andare a scuola? Sì, mangio plum cake. E mangi ogni mattina sempre? Due cake. Con latte tiepido. Con latte tiepido. E allora Giorgio vi vuole fare una domanda. Che domanda gli volevi fare? E voi per colazione cosa mangiate? Scrivetelo nei commenti. Brava Giorgia. E ora chiamiamo di fare colazione, ci laviamo i denti, zainetto, giacca e poi andiamo a prendere il pulmino per la scuola. E lì è arrivato il pulmino della Giorgia. Corri, corri. Ciao Giorgia, ci vediamo oggi! Ciao, ci vediamo dopo! Ciao! I miei compagni mi hanno fatto arrabbiare e quindi voglio scappare dalla scuola! Guardate, lì ci sono i miei compagni che sono quelli che mi hanno fatto arrabbiare! Quindi lo sapete che faccio? Mi vado a fare una passeggiata in paese! È un'ora che lavoro al computer, ho gli occhi, non me li sento più, ragazzi. Sono veramente stanco. Di chi è? Pronto? Sì, sono il papà di Giorgia, sì. La maestra Simona. Ok, cosa è successo?
Sì? Sì, sì, sono il papà di Giorgia. Che è successo? Giorgia è scappata dalla scuola. Perché? Ma non l'ho mai fatto. Ma è sicura che è Giorgia? Quindi non c'è a scuola. Papà è scappata letteralmente dalla scuola. Quindi fisicamente non c'è a scuola. Sì, ora finisco e vado subito a cercarla. È perché non l'ha mai fatta questa cosa. Ok, grazie. Allora, appena, sì, appena la ritrovo vi chiamo, così state più tranquilli. Ok, ok, grazie. Ragazzi, avete sentito? Cioè, mi ha chiamato il preside della scuola dicendomi che Giorgia è scappata dalla scuola. Non l'ha mai fatto una cosa del genere. Anzi, lei ama andare a scuola. Ogni sera mi dice: babbo, domani vado a scuola, mi diverto con i miei compagni. Questa cosa che è scappata dalla scuola mi è stranissimo. Non lo so che cosa è successo, ragazzi. Ora devo lasciare e devo andarla a cercare, perché è una bambina di 6 anni, a giro per il paese. È veramente pericolosa come cosa. Anzi, mi toccherà sicuramente andare anche dai carabinieri. Ragazzi, sono andato a scuola per controllare se Giorgia magari si era nascosta da qualche parte. Insieme alle maestre abbiamo cercato dappertutto, ma non c'è, proprio non c'è a scuola, proprio è scappata letteralmente. Quindi ora non mi tocca che andarla a cercare da qualche parte, che non so però dove andarla a cercare. Anzi, se voi magari l'avete vista, magari scrivetelo nei commenti. Andrò a cercarla al paese, se non la trovo mi tocca andare anche dai carabinieri. Andiamo ragazzi, sono proprio veramente preoccupato. La sto cercando già da circa 10 minuti e non la trovo, ragazzi. Non so veramente dove andare a sbatterla testa. Ora io mi chiedo, se io fossi un bambino, che cosa farei? Dove andrei? Allora, diciamo che vicino alla scuola c'è una piazza dove spesso lei va a giocare. Quindi, proverei ad andare in piazza e vediamo se magari è lì. Sì, Yuppie! Non sono a scuola, mi sto divertendo un sacco anche se non sei il babbo! Però devo stare molto attenta se non passa il babbo con la macchina, se no se mi vede mi mette in punizione per 100 anni. La sto cercando dappertutto, sono venuto qui perché in questa è una zona dove Giorgia spesso quando esce di scuola si diverte tantissimo, ma sto guardando ma io non la vedo, anzi non c'è proprio nessuno perché ancora sono tutti a scuola e io non so ormai dove andarla a cercare, ragazzi. Ora andrò in piazza e vediamo se è lì. Ragazzi, è 2 ore, 4 ore che sto girando, ma mi è venuta una fame. Vediamo quanto ho in tasca. C'ho 5 euro che mi ha dato ieri il babbo e quindi adesso però devo andarmi a mangiare tipo una merendina o qualcosa. Ciao, ciao. Ciao, ma poi non metto Kinder per piacere? Certo. Ecco che dice. Guardate ragazzi, mi sono comprato l'ovetto Kinder. Il babbo solo sa, si arrabbierebbe tantissimo. Ma intanto non c'è, che me ne importa a me. Questa è la piazza dove io e Giorgia spesso veniamo a fare una passeggiata, ma di Giorgia non c'è neanche l'ombra, ragazzi. Qui accanto c'è un bar. Prova a sentire, magari se l'hanno vista loro, magari è passata lì a prendere un cioccolatino, non so più dove che fare. Provo lì e poi alla fine mi tocca andare anche da carabiniere, perché se non l'hanno vista loro non so dove andarla a cercare. Andiamo. Qui c'è il bar dove spesso viene Giorgia a mangiare. Vediamo, chiediamo se magari è qui. Vediamo, vediamo. Ciao, scusa! Hai visto per caso Giorgia? Sì, Naggia, allora l'ho persa per qualche minuto, mi sa. Vado a vedere se è al parco. Grazie, ciao! No ragazzi, l'ho perso per qualche minuto. Ha detto che è stato qui, ha comprato un ovetto Kinder. Non solo è scappata dalla scuola, ma va a comprare anche le schifezze. Ah, ma se la becco quanto gliene dico però, ragazzi.
disperato sono andato dai carabinieri per fare la denuncia di scomparsa, ma ovviamente loro che cosa mi hanno detto? Che se non passano prima 24 ore non possono andarla a cercare, quindi io non so più che cosa fare, ragazzi, aiutatemi. Ripeto, se l'avete vista segnalatemelo, scrivetelo nei commenti, perché i carabinieri, ripeto, se non passano 24 ore non possono fare niente, quindi andrò alla ricerca di Giorgia da solo e vediamo se avrò fortuna di trovarla. Boh. Nella speranza di ritrovare Giorgia, se ancora non l'avete fatto, lasciateci un bel like e vi raccomando, iscrivetevi al canale e io continuo a cercare Giorgia. Io non so dove si è nascosta, guardate, ma io non lo so proprio. Mi sto nascondendo perché se scopri babbo che sono scappata dalla scuola, mi fa diventare il sederino rosso. Se non sbaglio, qui vicino c'è un parco giochi. Ci vengo spesso con il babbo quando esco dalla scuola. Quasi quasi mi vado a nascondere lì, così mi diverto anche un po'. Riassumendo, sono stato in piazza, sono stato a scuola, sono stato al bar, sono stato ai carabinieri, ho girato con la macchina per tutto il paese e non l'ho vista. L'unico posto dove ancora non sono stato e che probabilmente potrebbe essere lì è il parco giochi dove la porto ogni volta che esce da scuola. Quasi quasi andrei lì per vedere se è lì che si è nascosta, ma se la acchiappo quando gliene dico. Voglio mettere un po' a leggere, però sopra il tavolo, il babbo non me lo fa mai fare, però visto che qua non c'è nessuno e mi controlla, lo posso fare. Sono ancora arrabbiata. Ora vi spiego perché sono scappata dalla scuola. Stavo giocando con le mie amiche a scuola e i maschi ci davano fastidio perché volevano fare caccia alle femmine, ma io non lo volevo fare. E loro mi correvano sempre dietro. Poi hanno acchiappato me e alle mie amiche e ci hanno legato sugli alberi. Provavo a chiamare le maestre, però non mi sentivano. Uffa! Allora cosa ho fatto? Mi sono slegata. Ho preso lo zaino e la giacca e sono scappata. E non ci tornerò mai più, mai mai! Però adesso sono preoccupata. Perché prima o poi babbo scoprirà che non sono a scuola. E ho paura di sapere che punizione mi darà. Questo è il parco dove porto spesso Giorgia dopo la scuola. Spero proprio che sia qui, perché sennò non so più dove andarla a cercare. Devo aspettare che i carabinieri Questa? No, ragazzi, questa è la giacca di Giorgia. Lo sapevo. Dove si è nascosta? Al parco. Ora non mi resta che trovarla, ma vi giuro, ragazzi, se la trovo rimarrà in camera veramente un mese, non la faccio più uscire. Anzi, avevo promesso di portarla ai gonfiabili, ma rimarrà sicuramente a casa. Ora non mi resta che trovarla, tanto prima o poi la trovo, sono 5 minuti già che la sto cercando, ma non la trovo, ragazzi, non la trovo. Ho girato le altalene, gli scivoli, il campo da calcio, da basket, dietro le case, dietro i no, ragazzi, ho trovato anche lo zaino. Allora è qui, allora sarà da qualche parte, da questa no, guarda dov'è. Giorgia, vieni qui, vieni qua. T'ho visto, vieni qui. Vieni, Giorgia. Vieni. Giorgia, vieni per favore. Vieni qui, Giorgia. Guarda che più scappi peggio è. Vieni, fermati, Giorgia. Guarda che se ti prendo veramente ti metto in castigo per un anno. Vieni qui, Giorgia. Guarda, sono andata a... Mi fai il marameo. Vieni qui, Giorgia. Vieni qui, Giorgia. Guarda che se ti prendo veramente ti fa... Giorgia, ti metto in camera per un anno. Vieni qui, dimmi perché sei scappata dalla scuola, vieni qui. Guarda che mi sono veramente preoccupato, Giorgia, vieni. Mi sono veramente preoccupato, sono andato anche dai carabinieri, vieni qui, ti ho detto. Giorgia, vieni qui, è una cosa che non si fa, quello che hai fatto è una cosa veramente da bambini cattivi. Vieni qui, vieni. È piccola, ma corre come un fulmine, non si fa acchiappare. Ma adesso si è nascosta dietro un albero e la vado a acchiappare perché la devo portare a casa e gli devo fare una ramanzina. Guardate, l'albero quello grosso, quello che vedete davanti a voi. Lei non lo sa che sto arrivando. Ora se la acchiappo e gli tiro l'orecchio, glielo faccio diventare come quello di un elfo. Ah, vieni qui, vieni. Presa. Ok, ora tiro l'orecchio. Vieni, andiamo. Vieni. Andiamo, Giorgia.
non ti sei comportata bene. Ora te ne dico due, vieni, andiamo, andiamo. Bambina veramente cattiva, andiamo. Ragazzi, finalmente Giorgia l'ho trovata, era qui al parco come immaginavo, anzi, perché non ci ho pensato prima non lo so. Ma ora Giorgia vi deve dire una cosa. Babbo, vi devo chiedere scusa a tutti, anche al babbo, a tutti quanti, perché vi siete preoccupati. Lo so che ho fatto una cosa sbagliata, però ero troppo arrabbiata. Se avete un problema a scuola, parlate con i genitori e risolvete tutto. Esatto, perché dalla scuola non si scappa, perché prima è pericoloso, ma poi fate preoccupare sia gli insegnanti, ma soprattutto i vostri genitori. Quindi, come ha detto Giorgia, se avete un problema, parlate con i vostri genitori e anche con la maestra se c'è qualche bambino che vi dà fastidio. Questa disavventura alla fine è finita bene, ma non per la Giorgia, perché Giorgia, ora tu rimarrai in castigo fino a domani mattina. Ti avevo promesso che quando tornavi dalla scuola ti portavo ai gonfiabili, ma ti sei comportata male, anzi malissimo, quindi rimarrai in castigo fino a domani mattina, così capisci? Eh sì, te lo meriti, così capisci dove hai sbagliato. Ragazzi, ci siamo! Mancano veramente poche ore e domani Giorgia rientra a scuola, cioè inizia la scuola! Avete visto, abbiamo fatto un sacco di video dove lei non ha studiato e poi è stata bocciata e poi è stata di nuovo promossa e così via. Ma domani, finalmente, Giorgia entra a scuola. E per questo ora vi facciamo vedere un po' di cose che abbiamo comprato per iniziare ad andare in seconda elementare. Guardate, guardate, qui c'è la Giorgina. Ora mi sposto a quest'altra parte. Non sono tanto contenta. Perché non sei contenta, Giorgia? Lo so, lo so, perché domani, dopo 3 mesi di vacanze, ti dovrai svegliare alle 6 della mattina. Sì, lo so, papà, ma di sicuro rivengo bocciata e mi succede di tutto di nuovo. Ma noi iniziamo andando col piede giusto. Okay. Ok. Partiamo subito. Che cosa hai comprato per iniziare ad andare a scuola? Io ti faccio una domanda e tu mi rispondi. Ok. L'astuccio per mettere i pennarelli, ce l'hai? E ce n'ho ben due. Due? E qui ne ho visto anche un altro, quindi 3. Sì, ma questo qui è con le matite, con un sacco di cose, con i pennarelli. E mentre qui cosa ci metterai? Qui ci metterò i pennarelloni grossi. Ok, che sono qui, facciamo vedere. Sì, sono, diciamo, 18. Ok. E quello Pop-It che io tanto non so che alla fine andrà a finire, che sarai riprovata dalla maestra perché giocherai con questo qui. Che dici? Mamma, te che dici? Forse è meglio che glielo sequestriamo? Prima no, che dai. Prende? Proviamo a mandarglielo, poi se viene brontolata glielo svegliamo. Perfetto. Dai. Poi vediamo, diario, ce l'hai un diario? Diari, sì, ce li ho. Ok. Li ho visti dopo, cioè l'ho visto dopo, perché c'ho anche questo del Peratons. Ok. E senti, e invece tutta la roba, pennarelle, gomme, matite, hai tutto? Ma certo, babbo, ti ho detto che abbiamo svuotato il negozio, allora. Vediamo. Matite che scrivono fluo, io le adoro. falle vedere. Quanti sono fluo? Poi c'ho queste mini pennine, che carine. E che fanno quelli? Cioè scrivono colorati, anche sono brillantinosi, come sono? No, sono brillantinosi. Ah, wow. Ah, questo, credo anche questi fluo, perché c'è scritto fluo. Un temperamatite ce l'hai? Temperamatite, certo, è anche bellissimo, perché è rana, rosa, fucsia. Ah, rana, a me mi sembrava quasi una coccinella. Invece no, è una ranocchia. È una ranocchia. Quaderni ne hai di già? Certo, babbo, ce n'ho un miliardo. Ah, poi ci sono questi pennarelli qua. Ok, che abbiamo già visto e prima. E questi piccoli. E quelli piccoli. Quaderni? Allora, quaderni, c'ho questo del cavallo spettacolare. Ok. Lo amo. Io amo i cavalli. Anche i gatti, guardate che bello! Poi ce n'è un altro uguale. Per fare la merenda a scuola ce l'hai tipo, come si chiama? Il portamerenda? No, merenda, come si chiama? Portamerenda. Portamerenda, giusto? Sì, ce l'ho. Ed è questo, tutto giallo. Di borracce c'ho queste due. Una che l'ho comprata a Mirabilandia, che io la volevo proprio. E poi c'è quest'altra invece, quella cannuccia un po' distrutta perché a scuola non. E c'è scritto? Che c'è scritto Giorgia, l'abbiamo comprata a un autogrill. L'anno scorso quando andavi a scuola usavi una divisa, un grembiule se non sbaglio, che era di colore nero.
Per caso te l'hanno cambiato il colore o è rimasto sempre quello? No babbo, è rimasto sempre nero. E ce l'hai? Hai comprato qualcosa di nuovo? O usi quello dell'anno scorso? Questo è il vinile che abbiamo comprato. Ok, ah, cosa c'è disegnato qui Giorgia? Una ragazza sullo skateboard. Okay. Che poi io ce l'ho, ma è giù che non lo so nemmeno usare. Perché... aspetta, me lo indosso, guardiamo insieme come mi sta. Ragazzi, mentre Giorgia si indossa il grembiule così vediamo come gli sta, vi volevo chiedere, ma voi usate il grembiule e soprattutto che colore avete? Vediamo. Oh, uguale all'anno scorso, non è cambiato nulla, tranne che l'anno scorso, se non sbaglio, aveva anche un fiocco giallo che vedo che quest'anno non ce l'hai. Non ce l'ho perché la maestra pensa che noi siamo più intelligenti, quindi sappiamo di che classe siamo. Ah, perfetto. Dimmi la verità, ma sei pronta per andare domani a scuola? No. Come no? Come no? Però sarai felice di incontrare le maestre e tutti i tuoi amici? Sì, le maestre un po' così così perché... Ma non dire che le maestre guardano il video poi si arrabbiano. Mentre gli amici? Gli amici sono contenta. Chissà se avrà anche qualche compagnetto nuovo. Secondo me no. No? No. Babbo, sì? Ancora in realtà non siamo proprio pronti al 100%. Perché? Per preparare lo zaino. Perché manca da etichettare tutto il materiale scolastico. Oh, basteranno? Ah, allora, metto sul tavolo, vediamo, così facciamo vedere. Ci siamo fatti fare le etichette personalizzate, come vedete, vediamo. Oh, mi ha messo fuoco. Guardate, sono dai più grandi ai più piccoli, tutti colorati con una grafica un po' più particolare, quindi diciamo che i tuoi si riconosceranno che sono tuoi perché non ce l'ha nessuno così, perché sono stati personalizzati. Sì. Però adesso Giorgia, ora appena finisco di registrare la prima parte del video, ti dovrai mettere insieme alla mamma a etichettare tutto questo materiale. Sì babbo, però prima posso aprire questo appunto lapis? Aspetta, perché manca una cosa ancora da far vedere anche. Cosa? Abbiamo fatto vedere i quaderni, i libri, etichette, non lo so, il porta merende e così via. Ma manca una cosa, il recipiente che contiene tutti questi oggetti, cioè lo zaino. E Giorgia quest'anno ha anche uno zaino nuovo. Giorgia, che dici, glielo facciamo vedere? Sì babbo. Vai. Ma come avete visto nel video, da questi spallacci lo capite, vero? Vediamo. No, guarda qui! Bello, mi piace Giorgia! Siamo curiosi di vedere sia io, la mamma forse no perché già lo sa, ma i nostri amici da casa che ci seguono, quale sarà il tuo outfit per domani? Sì, babbo, tanto lo devo coprire con quel grembiule che nemmeno ha manica corta! Ma l'hai preparato? Certo, babbo, vieni! Ah, ok, ce lo fa vedere allora! Sì, che arrivo, poi arrivo. La parte più bella è il sotto! Sono proprio curioso di vedere questo outfit che ha preparato Giorgia, perché l'ha preparato lei, ormai fa tutto da sola lei. Giorgia, facci vedere. Allora, abbiamo preparato 4 magliette e poi questi 2 pantaloni, però ancora sono indecisa tra quale mettermi. Ma per me, io mi metterei questi per il primo giorno. Questa con? Questa. Quindi leggings rosa con? Una difficile scelta, però io penso, posso dare un suggerimento, perché se ti metti queste e questi sembri una caramella, esatto, che magari o questa o questa o questa o questa. A me mi piacerebbe questa e questa. La mamma ha iniziato a etichettare tutta la roba, abbiamo comprato circa 50 pennarelli, anche di più probabilmente, hai voglia, finiremo domani mattina appena inizia la scuola. No! Guardate, questi sono i pennarelli grossi che la mamma ha etichettato con il nome Giorgia, personalizzati ovviamente. Ragazzi, se volete vedere il mio rientro domani a scuola, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale, ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia, è molto bella, eh? Ragazzi, sono le ore 10, ovviamente della sera. Giorgia probabilmente si è fatta già il bagno, spero che si sia fatta il bagno, perché è veramente tardi e domani c'è da svegliarsi prestissimo. Prestissimissimo! E allora vediamo. Qui c'è la Giorgia, già col pigiamino, cioè con la mia maglietta. Sì. Ma in mano che cosa c'hai, Giorgia? C'è un pane che ho vinto alla pesca delle papere. Ok. Fate bagno? Sì.
Sì. Lavati i denti? Sì. E adesso c'è da mettersi a? Letto, tieni mamma. Vai. Grazie. Datemi una S, datemi una T, datemi una U, datemi una O, datemi una L, datemi una A, viva la scuola! Mi sa che la mamma è molto felice che te da domani vai a scuola, Giorgia, eh? Mi sa proprio che sì, va bene. Dai, su, sotto le coperte. Pronta, Giorgia? Pronta. Bacino della buonanotte. Ma. Ok? Che schifo. Come che schifo? Come che schifo? Come che schifo? Buonanotte, amore mio. Dai, buonanotte, mamma. Okay. Buonanotte. Buonanotte, a domani, ragazzi. Lasciate un like, mi raccomando. Buongiorno a tutti ragazzi, è prestissimo, guardate un po', sono le 6:30, se andiamo fuori è ancora buio, non c'è neanche l'alba ancora, il sole non è ancora comparso e adesso si va da Giorgia a svegliarla e vediamo se si sveglia. Giorgina, ehi, ehi, si può? Giorgia, sono 6:30, dobbiamo prepararci perché oggi rientra a scuola. Ehi, com'è? Hai dormito? C'è sonno? Tanto sonno? Sì, papà, aspetta un secondo, devo vedere una cosa. Sì? Devo vedere fuori. Ah, vuoi vedere fuori com'è? Io l'ho visto prima con i nostri amici. Guarda com'è. Ancora non è spuntato neanche il sole. Fatti a sistemare e ci vediamo giù per la colazione, va bene Giorgia? Va bene. Buongiorno mamma. Buongiorno. Io c'ho una fame, che fai? Ci prepari la colazione? Certo. Ok. Ed ecco a voi ragazzi, Giorgia pronta per la colazione. Vediamo, vediamo. Questo è l'outfit per questa mattina, giusto? Sì, ovviamente poi andrà coperto. Sì. Con il grembiule nero, E ora colazione perché io c'ho una fame, te? Sì. Andiamo, su. Cosa mangerai questa mattina? Latte e cereali. E cereali. Allora, buona colazione. Sì, grazie, ma una cosa. Sì? Io a scuola, stamani, lo sai cosa mangio? No. Per merenda. No, che cosa? Mi mangio il plum cake con la Nutella e una schiacciatina. Ah, buono, ovviamente il plum cake non poteva mancare. Certo. Ragazzi, sono felicissima di rientrare a scuola, ma soprattutto perché vedo tutte le mie compagne e compagni di classe. Non ci credo. Ecco ragazzi, laggiù c'è la scuola di Giorgia. Giorgia è lì. Guarda qua come è emozionata Giorgia. Anche se non è il primo anno che entra a scuola, già il secondo, perché quest'anno per chi ancora non lo sapesse, Giorgia non va in prima, Vado in seconda. Vai in seconda. Devi andare di là, guarda quanta gente. Oh, questa è la scuola di Giorgia, ragazzi. Guardate quanta gente c'è, perché per molti oggi è il primo giorno. Sì, invece altri, tipo in altri posti, tipo a Milano sono rientrati a scuola quell'altro ieri, ma anche ieri. Infatti ragazzi, la cosa bella è questa, che oggi è il primo giorno di scuola, ma domani è sabato, quindi sono di nuovo a casa. Ragazzi, come avete visto, la Giorgia è entrata, era veramente al settimo cielo, era contentissima, ma anche molto molto agitata. E niente, adesso aspettiamo che risuona la campanella a 12:30, che sia io che mamma e anche voi la andiamo a prendere all'uscita della scuola, e così ci facciamo dire come è andato il suo primo giorno di scuola, anche se poi non è il primo giorno di scuola perché già è andata l'anno scorso a scuola, diciamo il suo rientro a scuola. E adesso io e mamma si va a fare una seconda colazione, che dici mamma? Certo, caffè cornetto? Ci sto. Ragazzi, c'è un problema, siamo partiti in ritardo da casa e abbiamo una macchina davanti
che va lentissima. Giorgia esce a 12:30, sono già le 12:10 e siamo fortemente in ritardo. Rischiamo che la campana suona, non escono e Giorgia rimane da sola. Mamma, ti muovi per piacere? Sì, ora metto il NOS. Aspetta. Metti il NOS, devi mettere il turbo. Oh, aiuto! Se arriviamo a scuola che è suonata la campanella e tutti sono andati via e Giorgia rimane lì, si arrabbierà tantissimo con noi e gli piace fare anche una brutta figura. Quindi, mamma, muoviti. Io mi muovo, ma non posso volare. No, ok. Già, se sei d'accordo con me, si va a casa e ci racconti un po' il tuo primo giorno di scuola. Se, okay. Se sei stata brava, se ci sono stati amichetti nuovi, se ci sono state maestre nuove. Però adesso andiamo a casa che fa caldo qui. Ok, se siamo arrivati a casa. Giorgia, che ne pensi se mi dai una mano? Lo zaino è tuo. Giorgia, neanche il cancelletto ha chiuso. Giorgia, dai, per favore. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, ma prima di salutarvi voglio sapere da Giorgia come è andata questa mattinata, questo rientro a scuola. È stato molto bello, non c'erano affatto bambini nuovi. Ok. Ma c'era una maestra nuova. Di che materia? Matematica e scienze. E senti, te lo dico piano piano perché sennò magari lo vedi lei il video e magari poi si arrabbia. Come questa maestra, è brava? Molto. Oh, sono contento. Senti un po', allora, sei carica per questo nuovo anno scolastico? Più o meno. Dice che ce la farai un anno andare a scuola senza farti fare note, senza scappare, senza fare disastri? Credo di no, non ce la farò. Vabbè, facciamo finta che te l'ho fatta questa domanda. Quindi niente ragazzi, magari scriveteci nei commenti come è andato il vostro rientro a scuola. Per oggi abbiamo terminato. Se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. Aspetta, dimentico qualcosa Giorgia? Ah sì, proprio la canzone. Ah sì, vai, diglielo, vai. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia. E io e Giorgia. E anche la mamma dietro la telecamera. E salutiamo anche la mamma che è dietro la telecamera. Vi salutiamo con un grande wow! Ciao! Noi siamo Salvo e Giorgia.